Signori, buonasera. Siete collegati con l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, dove pochi minuti fa è rientrato il gruppo degli italiani che, grazie ad un fortunato sorteggio, ha avuto la possibilità di compiere un viaggio di 15 giorni sul pianeta Marte. Ma guardi, è un pianeta dai colori abbastanza vivaci. I toni predominanti sono l'azzurro e il viola, che sono due colori che fanno un po' a cazzotti tra di loro. Dei colori troppo accesi, troppo vivaci, troppo violenti, che te proprio te stordiscono, capito? Troppo forti. Io infatti me lo portavo proprio dei colori, no, con dei pennelli, per fare dei quadretti per regalare a mia madre. Io faccio figurativo io. Oh, non so riuscire a dipingere. Io penso che il cosmo sia come un orologio in cui tutte le particelle si muovono tra di loro con precisione cronometrica, quasi a svelare l'incanto di questa perfezione assoluta di cui soltanto il buon Dio poteva essere l'artefice. Manuglia da rete, una boiata, Io sono andato su Marte perché mi era saltata la protesi. D'altro canto, oggi non sai più a chi te l'hai metti in mano qua. E non riuscivo più a masticare. Allora il medico mi ha detto, fai inserto là che sono bravi. Allora sono andato là, sono stati molto gentili, mi hanno preso l'impronta. Ma adesso però il problema... Il problema? Il problema è come ci torno.